Buonasera, intanto ringraziamo il professor Banti che ha accettato di intervenire da noi sul canale di Sottosopra, sul canale Crisi del Neoliberismo. E oggi con lui parliamo del suo ultimo libro, insomma, La democrazia dei follower, neoliberismo e cultura di massa. Insomma, il professor Banti, insomma, come tutti poi è stato un grande storico. Contemporaneista, ordinario, professore ordinario all'Università di Pisa, insomma, conosciuto, insomma, ha rivoluzionato, insomma, la storiografia sul Risorgimento. Insomma, ora è uscito poi anche l'ultimo libro, insomma, anche per la Routledge sul Risorgimento, insomma, quindi. Però oggi parliamo di aspetti diversi, non andiamo sul Risorgimento, parliamo di aspetti diversi, come il neoliberismo ha permeato un attimo la cultura di massa, insomma, come, insomma, è entrata questa narrazione tossica di non c'è più alternativa a niente, il famoso TINA, There is no alternative, come è entrata e come ha plasmato poi la nostra cultura, no, gli ultimi, insomma, diciamo, dagli anni 80 in poi, dal 79 in poi, ora chiederemo proprio perché dal 79 fa iniziare proprio Banti il suo libro, insomma. Però la prima domanda è classica, che facciamo a tutti quelli che sono intervenuti sul nostro canale, è una sua definizione di neoliberalismo, neoliberismo, insomma. Intanto grazie per avermi invitato. Penso che si debba dire che è una linea di politica economica che si fonda su una significativa riduzione della pressione fiscale sui redditi molto alti, secondo la logica che i detentori di grandi capitali possano essere dei soggetti investitori più razionali ed efficienti di quanto non possano essere altri soggetti, come per esempio lo Stato. Avendo un bilancio più leggero, diciamo, il secondo passaggio è una riduzione della spesa pubblica, un contenimento, una rimodulazione della spesa pubblica. E altri elementi ancora sono le privatizzazioni, quindi la dismissione, la vendita a soggetti privati di aziende possedute dallo Stato e poi la deregulation, l'introduzione di, o meglio, l'alleggerimento di norme di controllo del comportamento degli imprenditori. Aggiungerei che oltre ad essere una linea di politica economica che si è imposta dal 79 per l'appunto in avanti, cioè quando Margaret Thatcher vince le elezioni nel Regno Unito e poi anno più tardi, quando Reagan vince le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, è anche una forma di cultura, forse addirittura una mentalità diffusa. E nella declinazione della mentalità e della forma di cultura, trovo che il neoliberalismo abbia come caratteristica l'esaltazione della competizione, l'esaltazione del merito, l'esaltazione dei soggetti vincenti, degli eroi vincenti in tutti i contesti, una specie di, come ha detto un grande studioso francese, Alain Ehrenberg, culto della performance, esaltazione della performance e traduzione in numero della performance. Siamo un po' ormai ossessionati tutti da classifiche di tutti i generi, classifiche che vengono stilate da enti internazionali sulle performances delle singole economie, classifiche su appunto l'efficienza o le performances delle università, classifiche dei professori universitari all'interno o valutazioni numeriche all'interno delle singole università. Quindi diciamo è ambedue le cose, è una politica economica che si è imposta con forza e una mentalità e una cultura. Concludo osservando che è una linea di politica economica che ha beneficiato straordinariamente gruppi sociali super ricchi, ha aumentato il divario delle disuguaglianze, il divario della distribuzione della ricchezza. E siccome i proprietari dei media tendenzialmente stanno tra i soggetti che beneficiano positivamente di queste politiche, non ci sorprende che una grande quantità di media, stampa, televisione, direttamente o indirettamente, siano
a sostegno delle politiche neoliberiste o le presentino come qualcosa di naturale, le presentino come qualcosa che non può avere alternativa, appunto. Possono esserci, che ne so, le alluvioni, possono esserci disastri naturali e c'è la riduzione delle tasse, di fronte alla quale quasi non si può proferire parola. Ecco, è questo insieme di cose che secondo me definisce il neoliberismo. Grazie, sì, no, infatti, riflessioni assolutamente di spunti interessanti. Diciamo, poi ora, ultimamente, quindi, poi con la visione neoliberale che si è affermata, che è diventata in un certo senso egemonica, a questo punto poi sono nate un'opposizione, soprattutto di destra, ipernazionalista, insomma. E quindi il discorso nazionalista è riemerso in tutta la sua forza. Quindi la domanda è come. Quali possono essere le sfide ideali a contrapporre a questa narrazione di destra nazionalista che è venuta fuori in contrasto al neoliberismo e come anche quest'altri ideali alternativi si possono mettere a confronto per combattere sia quindi la destra nazionalista estremista e il discorso neoliberale egemonico? Ecco, questa è la seconda domanda, insomma. Ah, diciamo che combattere o fare argine alla diffusione del discorso nazionalista non è facilissimo, nel senso che da storico mi sono convinto che il sistema discorsivo nazionalista, per come si forma nell'Ottocento e come si afferma poi nel XX secolo, ha un potere comunicativo, ha degli elementi simbolici di impatto veramente travolgente. In tutto ciò c'è un elemento paradossale. Nel contesto europeo, in modo specifico, dopo il 1945, il discorso nazionalista a un certo punto è quasi uscito di scena perché è troppo legato all'esperienza del nazismo e del fascismo. In contesti come la Germania, l'Italia, ma anche la Francia, dopo il 1945, con cautela si faceva riferimento ai termini di nazione o patria, per dire nella Costituzione nostra dell'Italia repubblicana, sono termini che emergono molto raramente e non certo in articoli chiavi, in articoli fondativi. Però che cosa rimane nel post 1945? Rimane qualcosa che potremmo definire il nazionalismo banale, cioè un nazionalismo disarticolato, un nazionalismo non integrato in modo organico dentro un sistema ideologico. Per esempio, le leggi di attribuzione della cittadinanza, anche nel post 1945, continuano a fondarsi come criterio principale, non come l'unico criterio possibile, ma come criterio principale sullo ius sanguinis. Sei italiano o italiana perché sei figlio di italiano o di italiana. E questo è un elemento che, come dire, attiva costantemente un quadro simbolico che è proprio del discorso nazionalista. Se c'è uno ius sanguinis, se c'è una discendenza, probabilmente ci sarà anche una nazione italiana. Poi, la passione sportiva, il tifo che si fa per le nazionali sportive, per le nazionali di calcio in prima istanza, ma per qualunque altro tipo di nazionale, è un elemento che secondo me non deve essere sottovalutato nel quadro di un'analisi storica di ciò che succede nel post 1945, perché tiene viva, molto viva, anche se in modo confuso, l'idea che esistano le nazioni. E poi programmi scolastici, per dire programmi scolastici propri delle scuole superiori italiane, l'idea che si studi la letteratura italiana in modo prioritario, a volte senza che si studino capolavori della letteratura mondiale, perché gli studenti o le studentesse non studiano la lingua nella quale quei capolavori della letteratura mondiale sono stati scritti. Per dire, è difficile che nelle scuole superiori si esamini con attenzione in profondità Guerra e Pace di Tolstoi, mentre ti fai tutta la letteratura italiana da Dante fino al Novecento. E questo, anche questo contribuisce in modo magari un po' disorganico, ma a dare l'idea che esiste una tradizione culturale italiana, esiste quindi probabilmente una comunità nazionale italiana. Ora, che cosa è successo? Da un lato è successo che, diciamo, tra anni 70 e inizio XXI secolo si sono formati dei nazionalismi regionali, poteva essere di tipo molto diverso fra loro, fra l'altro.
nazionalismo catalano, nazionalismo basco, nazionalismo corso o naturalmente il nazionalismo secessionista della Lega. Poi è successo anche, e io trovo che per l'Italia sia stato non una cosa particolarmente felice, un'operazione animata originariamente dal presidente Ciampi e poi dal presidente Napolitano, sicuramente con le migliori intenzioni democratiche, di rilanciare un discorso nazionalpatriottico in funzione antileghista. Ma lì il problema è stato che mentre cominci a riparlare di discorso nazionalpatriottico, vai a fondare le mani in un sistema di simboli e di valori che ti ritirano fuori il quadro ideologico proprio del nazionalismo otto-novecentesco. Faccio l'esempio dell'insistenza con la quale Ciampi ha voluto che tutti quanti ci mettessimo a cantare con entusiasmo Fratelli d'Italia. Se uno va a leggere poi il testo con attenzione, capisce che è un testo carico di valori nazionalisti ottocenteschi. E allora, inizialmente vedevi, che ne so, i giocatori della nazionale di calcio che non cantavano l'inno nazionale e poi vedi questi giocatori che cantano a squarciagola. Siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Figuriamoci se dei miliardari sono pronti alla morte perché Italia chiamò. Però intanto rientra in circolo il sistema valoriale, la locuzione, ed è un, io trovo che sia, forse sono ingeneroso, ma trovo che sia stato da parte di Ciampi, Napolitano e anche da una parte del centro-sinistra che ha molto alimentato questa faccenda, soprattutto intorno agli anni della celebrazione del 150° dell'unità, quindi il 2011, sia stato un assist incredibile fatto alle formazioni di destra italiane. E non è un caso che la formazione politica di Giorgia Meloni si chiami Fratelli d'Italia. Si chiama Fratelli d'Italia perché c'è stata una rivalorizzazione di questi sistemi simbolici. Dopodiché, perché rinasce il nazionalismo di destra in Italia e in Europa? Penso che abbia molto a che fare con i processi di globalizzazione e all'interno dei processi di globalizzazione con l'attivarsi di flussi migratori di persone che vengono da aree del pianeta molto diverse dalle nostre. E questi sono processi che hanno sollecitato reazioni di sospetto, irritazione, avversione in una parte almeno dell'opinione pubblica dei paesi di accoglienza. Ecco, su questi sentimenti su queste reazioni più o meno ostili, si è fiondata con efficacia la destra nazionalista. In Italia prima la Lega di Salvini, che sembrava essere il partito che egemonizzava l'area della destra nazionalista, e Salvini che ha, credo, infiniti limiti, ha però fatto un'operazione politica interessante. Riqualificare un partito quasi distrutto quando lui è diventato segretario ed era un partito appunto subnazionale secessionista in un partito invece nazionale di destra. Poi Giorgia Meloni forse è stata anche, anzi senza forse, molto più abile ed efficace di lui non solo nel riprendere il sistema di valori e simboli del discorso nazionalista, ma anche nel sapersi posizionare nel sistema politico italiano, stare all'opposizione sistematicamente ed anche nei confronti della grande coalizione di sostegno al governo Draghi, certamente ha dato dei benefici dal punto di vista politico per Fratelli d'Italia. Però ecco, diciamo, c'è questa parabola. Dopodiché finisco il discorso dicendo che in realtà poi i simboli del nazionalismo, il sistema discorsivo del nazionalismo è molto efficace e paradossale. Ogni leader nazionalista, compresi i leader nazionalisti di oggi, affermano con forza che la nazione è un fatto di natura e che risale alla notte dei tempi e che i nostri antenati sono, per gli italiani, boh, non so, i romani, gli etruschi, quelli che combattevano nel Medioevo. Per i francesi sono i Galli, per i tedeschi, per i nazionalisti tedeschi, non per tutti i francesi. I nazionalisti francesi sono i Galli, per i nazionalisti tedeschi sono i barbari. Ma in realtà il discorso nazionale è un discorso artificiale, come qualunque altro tipo di discorso politico, è una costruzione concettuale. Solo che è una costruzione concettuale con una forza comunicativa, con dei simboli che sembrano
intuitivi, semplici da capire. La nazione è su una linea di discendenza, è una struttura di parentela, è una famiglia allargata, è fatta di uomini e donne con compiti e ruoli diversi. C'è un valore sacrificale, simbolico, parareligioso nell'essere parte della comunità nazionale e essere disposti a combattere per essa. Ecco, tutto ciò si aggiunge agli altri elementi ed ha un grande impatto comunicativo ed emotivo. Bene, e quindi veniamo quindi poi al cuore, insomma, al cuore di quello che è del suo libro, quello, insomma, discorso poi quello legato poi anche all'industria, soprattutto all'industria culturale. E, insomma, e ormai diciamo che l'industria culturale oramai sempre più porta avanti delle narrazioni, possiamo definire tossiche, dalla costruzione attraverso i media, le fiction, i reality, di una cultura, diciamo, giustificazionista delle politiche neoliberiste. Questa affermazione, insomma, queste posizioni poi hanno fatto sì che si affermasse un pensiero unico, che, insomma, accettasse le disuguaglianze, con la costante ricerca, come che affermava prima, di costruirsi un nemico. Mettiamo caso, insomma, ultimamente spesso in Italia, molto spesso sono stati messi i migranti, appunto, ai quali attribuire le responsabilità della crisi da una parte sociale e dall'altra economica. Quindi, in una democrazia dei follower, come lei la definisce, dominano opinioni pubbliche fragili, incapaci di formulare autonomamente un pensiero critico, incapaci di riconoscere cause ed effetti del disastro sociale prodotto dal neoliberismo, indotte a recitare, insomma, bovinamente il mantra del TINA, There is no alternative. Cioè, potrebbe parlarcene in maniera un po' più dettagliata, insomma, se almeno andiamo al cuore del libro, così. Sì, nel libro La democrazia dei followers, diciamo, mi muovo a partire da questo interrogativo. Com'è che aumentando così vistosamente le disuguaglianze, in realtà non c'è stata una reazione polemica forte, non c'è stato un aumento della conflittualità sociale che punti a ridurre le disuguaglianze? Un po' un fatto unico nella storia. Periodi precedenti, aumenti delle disuguaglianze corrispondevano alla formazione di movimenti politici o anche a scoppi di ribellione non organizzata, ma insomma c'era una chiara percezione, una chiara sensibilità dell'aumento dei divari della distribuzione del reddito. Allora, una delle risposte che mi sono dato ed è legata anche al mio campo di ricerca più recente riguarda l'impatto della cultura di massa. In particolare l'impatto delle produzioni della cultura di massa, che in un libro precedente che ho dedicato appunto allo studio della cultura di massa e si intitola Wonderland, ho definito le produzioni culturali mainstream. Sono delle produzioni culturali che hanno la caratteristica di muoversi su piattaforme mediatiche molto molto diverse. Possono essere la televisione, possono essere il cinema o internet o la stampa o i fumetti, o la radio, la riproduzione fonografica, ma le strutture narrative tendono ad essere, diciamo, ripetitive e articolarsi intorno a questa sequenza. C'è una comunità tranquilla, una minaccia si addensa contro la comunità, rischia di distruggere completamente la comunità, contro la minaccia si erge un eroe o un team eroico che cerca di difendere la comunità. Nella narrazione di solito c'è una fase nella quale questa minaccia rischia di schiacciare completamente l'eroe o il team eroico, poi c'è un twist narrativo finale in cui l'eroe e il team eroico sconfiggono la minaccia e restituiscono armonia alla comunità. Ecco, questa struttura di base può essere molto arricchita, può essere mimetizzata. Però è una struttura di base che si introduce nelle produzioni della cultura di massa statunitense, in particolare negli anni 30-40, e resta permanentemente come il sistema narrativo egemone, con una parentesi molto significativa che si ha negli anni 60 e 70, quando nella cultura di massa circolano con grande successo anche produzioni, prodotti diversi di natura controculturale. Ma a partire dagli anni Ottanta questo schema narrativo si reimpone.
Possono, come dicevo, esserci dei restyling narrativi, possono esserci delle peculiarità, anche forme narrative che vengono prese in prestito dalle strutture della narrazione controculturale. Ma c'è un livello di standardizzazione, di ripetizione molto forte nell'azione. C'è una specie di culto per l'happy ending, per il lieto fine. C'è un culto per gli eroi, i team eroici vincenti. Possono essere raccontati magari anche in forma più o meno sofisticata, più o meno intelligente, ma queste strutture narrative si impongono. Se si va a vedere quali sono i film di maggiore successo negli ultimi anni o anche le serie TV di maggiore successo, incontriamo dei generi che contengono molte produzioni narrative che hanno questa struttura di base. Il fantasy, la fantascienza, i supereroi, oppure il dominio Disney, oppure i cartoni animati, o ancora di più i live action che rifanno vivere i cartoni animati con attori in carne ed ossa. Ecco, tutta questa struttura narrativa ha come caratteristica quella di incoraggiare un certo infantilismo nel pubblico, perché sono storie alla fine non solo ripetitive, ma insomma abbastanza elementari nella struttura. Incoraggiare fantasie immortaliste, perché diciamo uno dei principi fondamentali è che le storie devono finire bene, devono avere un esito positivo, devono essere incoraggianti. E diciamo in Wonderland, nel libro, ho notato, mi ha colpito che questo schema narrativo si imponga con le sue peculiarità specifiche legate al periodo, ma si imponga negli Stati Uniti in uno dei periodi in cui diciamo, il sistema sociale statunitense soffre una delle crisi economiche e sociali più profonde. Com'è possibile che questo sistema narrativo si imponga proprio allora? Trovo che sia un sistema narrativo molto adatto ai periodi di crisi, molto adatto ai periodi in cui c'è sofferenza sociale, perché incoraggia, perché dà speranza, perché dà conforto, e questo è uno degli elementi di grande forza. Però così, diciamo, alimentando fantasie immortaliste che sono incorporate al massimo grado nelle storie, nella gran parte delle storie supereroiche o simili, si crea una situazione abbastanza particolare che secondo me è un unicum nella storia dell'Occidente. Noi siamo probabilmente la prima società che è dominata da un immaginario che esclude quasi sistematicamente la tragedia, il tragico, cioè l'idea che ci possano essere, come succede tutti i giorni nelle vicende, ahimè, di ciascuno di noi, che possono esserci vicende tragiche, il fato che si abbatte su di te, e non solo perché hai commesso il peccato di Ibris o perché c'hai qualche peccato, ma si abbatte su di te e basta. E ti travolge e ti mette in ginocchio, spezza la tua famiglia, spezza i tuoi sentimenti, ti porta via. Ecco, questo c'è trovo una rimozione collettiva o un desiderio di rimozione collettiva del dolore e della morte, che naturalmente è impossibile nella vita quotidiana, ma è imperante, nell'immaginario collettivo alimentato dalla cultura di massa. Ecco, tutto ciò produce passività, conformismo, formazione di strutture cognitive molto fragili, perché in fondo sei rassicurato nel vedere delle vicende narrative che in qualche modo tu sei anche in grado di prevedere. E ciò che ti fa divertire è le soluzioni visive, gli effetti tecnici, delle varianti nella narrazione imprevisti, ma la struttura narrativa resta sempre la stessa. E anche direi, appunto, in questo dominio del fantasy, dei supereroi, della fantascienza, c'è un elemento di escapismo molto forte. Lungi da me il voler esaltare il realismo snellroiano, l'idea che si debba parlare per forza di questioni quotidiane. Però, per dire, quanti guardano i film di Ken Loach? Ken Loach è un grandissimo regista capace di affrontare storie dolorosissime, molto legate,
spesso agli effetti delle politiche neoliberiste, prende un sacco di premi, un sacco di complimenti, un sacco di valutazioni, critiche positive, ma quanti guardano i suoi film? Se uno va a vedere gli incassi dei suoi film, si capisce che insomma ha un pubblico enormemente ristretto. E qui diciamo c'è un doppio aspetto. Da un lato c'è un pubblico che è intossicato da questo tipo di produzione e ne vuole ancora di più. Ed è un pubblico feticista, lo è dagli anni 30, il culto delle star, il culto adesso si è trasferito alle influencer o gli influencer o il culto delle star televisive, cinematografiche, musicali, sportive, tutto un insieme diciamo di elementi che indebolisce moltissimo le strutture cognitive, che non sollecita un orientamento critico, la diffusione di un orientamento critico forte. Ecco, trovo che sia tutto ciò molto collegato con il non saper riconoscere gli effetti del neoliberismo, l'accogliere il mantra "there is no alternative", non c'è alternativa, è così, così come il nostro immaginario è così e non si può modificare, è così anche la realtà delle linee di politica economica e sociale. L'altro lato della questione riguarda chi produce queste produzioni culturali. Nel corso degli anni, in realtà si vedeva bene già negli anni 20 o 30, ma con la deregulation del neoliberismo, per l'appunto, anche in campo mediatico è successo ciò che che è successo in altri campi finanziari come in altri settori industriali, cioè c'è stata una concentrazione progressiva delle aziende che producono film, serie TV, che possiedono televisioni, a dei livelli pazzeschi. Io in Democrazia dei Followers faccio l'esempio della Disney, che ha la sua struttura di produzione sempre ingrandita, originaria, che si è arricchita dei parchi a tema, si è arricchita delle catene di negozi Disney, poi ha comprato negli Stati Uniti network televisivi importanti, poi compra la Pixar, poi compra la Marvel, poi compra la Lucasfilm, poi 21st Century Fox. Vuol dire che un numero relativamente piccolo di team decisionale fatto da un numero relativamente piccolo di persone alla Disney, e praticamente prende le decisioni per l'immaginario collettivo di, voglio dire, tutti, ma di gran parte delle persone che costituiscono le opinioni pubbliche mondiali, forse troppo, ma dell'Occidente sicuramente. Cioè, controlli i cartoni prodotti dalla Disney e poi quelli prodotti da Pixar e poi i supereroi Marvel, e poi sta Star Wars, e poi tutto ciò che è prodotto da 21st Century Fox, e si capisce che venga fuori un fatturato e dei profitti che sono assolutamente pazzeschi. Nel 2019 90 miliardi di dollari di fatturato, con 17 miliardi di dollari di profitti, cioè il bilancio di uno Stato. Ecco, adesso non vorrei minimamente scaricare tutto sulle spalle delle mega corporations mediatiche, nel senso che le mega corporations mediatiche vanno lì dove si fanno soldi. Se si potessero fare tanti soldi con le produzioni controculturali, non dubito che si metterebbero a produrre produzioni controculturali, come hanno peraltro fatto negli anni 60 e 70. Però ora questo chiediamo, forse collettivamente, questo chiede il pubblico, l'opinione pubblica, e le mega corporations questo danno, con pochissimi esempi in controtendenza che secondo me si possono fare. Sì, no, in effetti questo qua è vero, no? Poi nel suo libro, insomma, parla anche, insomma, della virata, diciamo, lei la definisce la virata pop del discorso pubblico, no? Che ha portato poi anche alla degittimazione dei saperi scientifici e tecnici, insomma, l'affermazione di quella che è la retorica, insomma, dell'uno vale uno, insomma. Se vuole aggiungere anche qualche cosa su questo e poi concludi così Sì, diciamo, concludiamo. c'è anche questa tendenza che trovo abbastanza nefasta, in particolare nei media
nella televisione, tanto nella televisione in chiaro quanto nei servizi a pagamento. Se tu vai a vedere, diciamo, le produzioni divulgative, a volte sono fatte bene e a volte coinvolgono persone, sembra quasi a caso. È un po' un paradosso. Per fare un concorso all'università bisogna seguire una procedura che è giustamente molto rigorosa e molto sotto controllo, molto monitorata. Invece, quando qualcuno deve scegliere chi è che si occupa di scienza o di televisione, o scusate, o di storia o di filosofia in televisione, boh, qualche direttore di rete o qualche giornalista decide. E quindi decide in un modo che forse non è particolarmente tanto coerente. E a volte ci sono delle trasmissioni divulgative che hanno una buona qualità. A volte ci sono delle trasmissioni divulgative che sono disastrose, anche con, insomma, anche con persone che parlano di argomenti che non hanno mai studiato nel corso della loro carriera, anche con docenti universitari che fanno questa operazione qui. E io un po' lo capisco perché stare in uno schermo televisivo ti sembra importante, magari ti sembra che ti dia lustro. Però il principio della preparazione scientifica, secondo me, è fondamentale. E allora vedere studiosi che magari hanno studiato un argomento e parlano di un argomento che non hanno mai studiato nella loro vita, e tu lo sai come studioso o come persona che frequenta quel campo scientifico, significa trovarsi di fronte a un processo che indebolisce ulteriormente strutture cognitive, capacità critiche, educazione culturale complessivamente anche del pubblico. E trovo che questo, diciamo, faccia parte del panorama complessivo che ci troviamo intorno e non sono dinamiche che appunto potenziano o rafforzano le nostre collettive strutture cognitive, ecco, diciamo così. Ah, grazie anche per quest'ultima risposta. Quindi, però, l'intervista dobbiamo finire. Ringraziamo ancora il professor Banti per essere stato con noi oggi e come, consiglio ancora una volta la lettura del suo ultimo libro, La democrazia dei follower. È stata una lettura interessante, impegnativa, che sotto certi spunti cambia un attimino da storia, con un approccio di storia culturale, racconta in maniera abbastanza diversa rispetto ai soliti libri, che insomma sono le solite monografie che si leggono sul neoliberismo, da uno spunto diverso. Ecco. Allora, grazie ancora al professor Banti. Grazie a voi. Ecco.